non toccare la spada. Ricordati che l'hai toccata. Il tuo nome? Attila. La tua età? È importante? No. Da dove vieni? Dalla capitale. Che fai laggiù? Ho studiato. Sei un po' anziano per essere uno studente. Forse. E adesso dove vai? Ritorno. Hai il permesso? Di chi? Dovresti saperlo che bisogna avere il permesso. Autorizzazione di me stesso. Lo so cosa significa lasciare l'impero senza l'autorizzazione. Ripeto che mi autorizzo da solo. Quindi non hai autorizzazione. Tu non sei cristiano, vero? No. Si vede. Se riuscirai ad arrivare vivo sin laggiù, potrai lasciare liberamente l'impero. Corri! Non tirate alle spalle. Mi girerò. Come ti chiami? Hai un'aria differente dai soldati di qui. Sembri un orientale. La sua famiglia l'ha venduto all'esercito. E non hai cambiato il tuo vecchio nome di tribù? No, anzi, non si è mai vergognato ad essere uno straniero. Nell'esercito bisogna dire che non ci sono differenze. Allora, dimmi come ti chiami. Non può parlare. L'hanno punito. Chi l'ha fatto? Io. Ho obbedito a un ordine. Mettiti qua. Presto. Mi sono sempre chiesto, quando ero giovane, se una delle mie vittime ritornava, che cosa avrei fatto?
Poi ho scoperto che in fin dei conti io non sono colpevole. Il mio è un mestiere come un altro, un mestiere quotidiano. Io sono sempre stato al servizio della legge e non l'ho mai usata a fini personali. Sono sempre stato povero, un povero soldato. Mi danno un ordine e lo eseguo. Dunque io non sono colpevole. Sì, una volta, tanti anni fa, ero quasi un ragazzo. Ricordo, passavo per una strada e qualcuno mi ha gridato: «Assassino, assassino!» E allora io ho cominciato a spiegare, a gridare, a giustificarmi. Ma adesso anche gli altri hanno capito che il mio è soltanto un mestiere. Io ho molti amici fra la gente semplice. E la sera, quando smonto il servizio, beviamo insieme. Ho dimenticato tutto. I miei dubbi e la mia vecchia filosofia. Adesso quello che cerco è soltanto un finale tranquillo. Una casa in campagna, un buon cavallo e una vigna. Se qualche volta ho ancora paura è soltanto per i miei figli. Non vorrei che fossero loro a pagare per il mio passato. Ma so anche che Dio è buono e non permette agli innocenti di pagare. Hai dei figli? Sì. Allora uccidi la sua famiglia. Hai uccisi? Uccidi anche lui. Gli amici aspettano un mio segnale. Hai capito? Thank you.
A chi la volevi portare? A Bleda? Allora puoi dire a mio fratello che la spada di Marte vale qualcosa solo se è in una mano forte. Sana e virile. Ho detto che dovevo essere svegliato? Che amico mio? Io posso svegliarti quando voglio. Tu invece devi aspettare che io mi svegli. Io non amo queste rappresentazioni. Attila. Tu solo puoi guarirlo. Attila è il solo che potrà guarirci. È lui che dobbiamo amare e venerare insieme alla nostra missione. È lui che con il suo cavallo galopperà attraverso il mondo e i popoli più indomiti si piegheranno al suo passaggio. Thank you.
massimo è stato gentile. Ha detto che io un giorno sarò grande. Ma forse si sbaglia. Soltanto le stelle possono sapere in anticipo chi sarà grande e chi no. E se io sarò davvero un grande, vorrei poter far qualcosa non per voi, ma con voi. È fatto da voi. Io dovrò essere terribile contro quelli che dovranno morire. E anche voi dovrete esserlo. La spada di Marte è stata mandata per noi, non per me. Abbiamo bisogno di un capo, di un'autorità. Il caso, la fatalità divina, ha voluto che questo capo fossi io. Ma poteva essere un altro, uno di voi. Invece sono stato io ad avere il carisma. Ed è naturale che da parte vostra ci sarà una posizione di fede nei miei confronti. Noi abbiamo bisogno di amici che non abbiano dubbi. Ma se fra voi c'è qualcuno che questa fede non la sente, se fra voi c'è qualcuno nel cui animo si insinuano dei dubbi, ebbene, non ha che da dirlo. Io non voglio obbligare nessuno e sarei molto triste se sapessi che qualcuno di voi nutre in silenzio delle perplessità. Avete ascoltato il messaggio di Attila. Tu mi conosci. Siamo sempre stati d'accordo, contro tutti, io e lui. Siamo convinti che quello che farai sarà giusto e sacro. Ma non ci piace il tuo metodo. Non siamo d'accordo con questo stile. Se avrai bisogno di volontari, saremo sempre a tua disposizione. Ufficialmente siamo con te, ma personalmente... Se volete lasciarci, andate pure. Andate pure. Perché volete andarvene così in fretta? Discutiamo un momento. Vediamo un po'. Come mai non siete d'accordo? Noi siamo per il diritto alla differenza. E sarebbe? Che vogliamo dire sempre quello che pensiamo. E non avete le stesse idee di Attila? Qualche volta no. Allora siete dei nemici. Affatto. Noi siamo amici. Ma non possiamo accettare le vostre regole. Quindi siete peggio dei nemici. Siete pericolosi. Certo, adesso dovrebbe lasciarvi andare. Ma chi può garantirci che non farete qualcosa contro di lui? Ascolta, ho passato l'adolescenza insieme a lui. Siamo sempre stati vicini. Gli voglio bene. Non sarò mai un suo nemico.
vero. Avete passato la giovinezza insieme. Ma adesso non sei d'accordo con Attila. Dunque puoi fare qualcosa contro Attila. Non dico grandi cose. Sei più che altro un chiacchierone. Ma anche una piccola cosa per Attila può essere un pericolo. E in questo momento Attila non si può permettere di avere degli ostacoli. Naturalmente è un vostro amico, ma quello che gli chiedete non è un gesto di amicizia, ma un gesto di debolezza. Io lo so che ad Attila dispiace molto. So che se potesse vi lascerebbe andare. Vi ama. Spiritualmente è con voi. Purtroppo per ragioni di sicurezza, io credo che dovrà eliminarvi. Che cosa dirai ad Attila? Gli dirò, non essere triste. Guarda, i tuoi amici sono tornati. Volontariamente. Sono pronti a pagare, a morire per la spada di Marte. Noi giuriamo. Noi siamo convinti che loro erano i nemici. E tutti quelli che perderanno la fede in Attila saranno traditori. Noi giuriamo. Sei sicuro di poter giudicare così in fretta chi è fedele e chi no? Sì, sono sicuro. Io no. Amici miei, intorno a noi ci sono soltanto dei nemici. Abbiamo bisogno di due volontari, disposti a rischiare la vita. I romani ci controllano. Noi dobbiamo essere preparati e forti contro i nostri più grandi nemici. I due volontari dovranno passare la frontiera dell'impero.
Una freccia romana. È curioso che tu sia ancora vivo e l'altro sia morto. Perché non ti hanno ammazzato? Non lo so. Che ne so? Il tiratore non era lontano da te, vero? Non lo so. O forse non era solo. C'era qualcuno con lui. Ti ha stretto la mano mentre l'altro tirava? Non capisco. Non era la prima volta che lo incontravi. Apri la bocca. Respira forte. Ero certo. Non è l'odore tipico dell'alcol dell'esercito. Quando l'hai incontrato la prima volta, era dentro una torre. Ti hanno bendato gli occhi e tu non l'hai visto. Hai solo sentito la sua voce. Una voce dolce. Melodiosa. La seconda volta gli è consegnato un elenco con i nomi di tutti gli amici di Attila. E la terza era oggi. Avete deciso oggi il sistema di morte di Attila o non ancora? Non hai sentito odore di alcol, vero? Quel ragazzo non ha bevuto. Non trovi che le sue domande sono troppo precise? Non ti sembra che sappia troppo sui metodi dei nemici? Proprio questo volevo sapere. Che dobbiamo fare con lui? Niente per adesso, niente. Conosci il centurione della frontiera? Conosci il centurione della frontiera? No. Sicuro? No, non lo conosco. Io sì. Era un mio amico. Va da lui e digli di venire subito. E digli anche che i tempi sono già cambiati.
Allora, eccomi qua a tua disposizione. Come vedi, non sono solo. Ho con me anche il mio piccolo esercito, che porta ancora la gloria del grande impero. Dunque, amico mio, vuoi forse comprarmi? Sei mai fatto chiamare per questo, ti sbagli. Ho perso la carriera proprio perché non sono mai riuscito a vendermi. Ma io non voglio comprarti. Anzi, al contrario. Noi ci dichiariamo nemici dell'impero. E per questo ti chiediamo di fare il tuo dovere. Siamo nemici. Fai qualcosa contro di noi. Arrestaci. Prova ad arrestarci. Forse ho capito. Avete bisogno di provocazioni. E mi avete scelto perché mi credete debole. Vi conoscete? Come no, siamo amici da molti anni. Non sapevo fosse lui il centurione della frontiera. Forse ha preso servizio poco tempo fa. Allora, amico mio, era per questo, non è vero? Già. Hai bisogno di provocazioni. Eravamo un esercito forte, potente, lento ma implacabile. Ora siamo soltanto lenti. I tempi sono cambiati. I nuovi eserciti si organizzano diversamente. Qualche volta la sveltezza di un piccolo gruppo è più determinante della potenza di una grande massa. Una buona cavalleria, per esempio, con molti cambi di cavalli, e cavalli che sappiano galoppare per 20 o 25 miglia senza fermarsi, e uomini con armature leggere, potrebbe distruggere, senza troppa fatica, i nostri soldati a piedi. La nostra Roma ha vinto nei secoli passati, con la democrazia della sua repubblica, la convinzione dei suoi politici e la forza del suo esercito. Guardali ora, i miei piccoli soldati, figli di pastori, qualche barbaro catturato in una scorribanda, i più deboli, mercenari, senza convinzione, che non parlano né il latino né altra lingua possibile. Vengono nell'esercito solo perché non saprebbero cos'altro fare. Sono qua per difendere il grande nome di Roma e non l'hanno neanche mai vista. E tu? Vuoi che io faccia qualcosa contro di te? Sbagli. Io posso soltanto lasciarti andare. La nostra ultima arma è la tolleranza. Tu sei più greco che romano. Beviamo allora alla grande potenza dell'impero, perché è pur sempre un grande impero. Thank you.
Non ti servo più, vero? Avete ucciso i miei piccoli pastori. Ma avete condannato a morte. Sono sempre gli amici che ci condannano a morte. Vattene. Corri. No, amico mio, mai. Se si deve morire, bisogna morire faccia a faccia con la morte. Il tuo dovere era di tenerlo vivo, non di spingerlo a morire. È molto grave. C'è sempre bisogno di talenti militari. Non importa da dove vengono né le idee che hanno. Quest'uomo ci serviva e non doveva morire. Tu sei responsabile della sua morte. Oggi perciò noi ti condanniamo. E fra 12 lune, in questo stesso giorno, al calare del sole, tu dovrai morire. Thank you.
Non si può mai sapere chi è l'amico e chi il nemico. Adesso sei triste perché ti abbiamo condannato. Ma forse Attila cambierà idea. Un anno è lungo e magari dimenticherà. Fra un anno probabilmente sarà il padrone del mondo. Dovrà combattere i nemici. Non avrà tempo per gli amici. Se saremo ancora suoi amici. Hai paura di lui? È un amico. Siamo gli amici di Attila. Siamo con lui, ma non siamo come lui. Egli è più grande di noi. E anche se ci è vicino, dobbiamo sentirne il distacco. Thank you.
Ha ereditato tutte le abitudini della sua famiglia. Dorme soltanto al suono del tamburo. Avete avuto il privilegio di vedere Bleda, fabbro dei cieli, re degli Unni, che è stato scelto quale candidato successore di Valentiniano III, imperatore d'Occidente. Che fate con Attila? Lo seguite perché trovate che è semplice, chiaro, diretto. Lo amate perché specchiate in lui le vostre scontentezze, i vostri rancori. Certo, dire di no a tutto, prendere le armi, creare il caos, non è così difficile. Qualche volta è anche nobile, perché dopo il caos arriva il rinnovamento. Ma forse questo rinnovamento non lo volete. Usate solo un linguaggio aggressivo per ingannare la gente semplice, per spaventarla. Insegnate l'odio contro l'impero e sapete bene che l'odio senza il potere non conta. Perciò volete portare il vostro odio sul trono. Ma con l'odio non si può governare. Chiedetelo ai vostri antenati che sono al potere da 1000 anni. Chiedetelo a loro, se avrete ancora un momento di lucidità. Fermati! Potrebbero uccidere, e ucciderebbero anche Attila. Attila, noi siamo tuoi fedeli, ma portiamo ancora le debolezze della nostra cultura. Una cultura ingiusta, perché ci ha insegnato a risparmiare la vita e non a darla. A riflettere, a valutare, a giudicare prima ancora di agire. Noi siamo deboli per colpa delle nostre origini, ma da oggi in poi saremo ciechi, sordi e muti e lotteremo per te, Attila, fino alla morte. Noi saremo i morti viventi e quando vorrai potrai prendere le nostre vite.
Abbiamo perso. Il nostro tempo non è ancora venuto. Mio fratello Bleda, con l'appoggio dell'impero, ha appagato le sue ambizioni. Andate da lui e siate suoi schiavi. Abbiamo giurato. Noi vogliamo morire per il tuo nome. Andate. Io ti chiedo di andare. Hai capito? Hai capito? Fratello che era lontano da te è tornato. Guarda. Hai vinto, fratello mio, perché sei stato più bravo di me. Perciò diventerai tu il grande. Prepareranno epopee per il tuo nome. E il mio sarà per sempre dimenticato.
Un'ultima cosa ti chiedo. Salva i miei amici. Noi siamo i soldati di una battaglia persa. Noi siamo i soldati di una guerra persa, perché forse non siamo dei veri combattenti. Volevamo essere saggi, migliorare il mondo, ma il mondo è più saggio di noi, e si cambia e si migliora anche senza di noi. Gli amici di mio fratello sono miei amici. Prima di lasciarti, Bleda vuole darti in dono una delle sue mogli. Così, da oggi in poi, anche se sarete lontani, vi sentirete più legati. Non soltanto due fratelli, ma i portatori dello stesso amore. Quante volte hai ucciso con queste mani?
era il nostro capo e signore. Ed era anche nostro amico. Lo abbiamo creduto immortale. Non abbiamo più ragioni per vivere. Chi vuole offrire la sua vita ad Attila? La nostra speranza è finita. E anche la mia. Amici, vi sbagliate. Io so che Attila ha ancora bisogno di noi. Vivi. Forse sono il solo a sapere che è vivo. Il mondo non ha bisogno di uomini come me. E gli uomini come lui non possono mai morire.
E finalmente comincia. E finalmente comincia. I giorni dei miracoli sono arrivati. Le stelle cadono. La terra trema. E sarò io. Io il martello del mondo. Finalmente sono venuto. E anche i popoli più indomiti verranno a salutare i miei piedi. Thank you.